Con la bella stagione iniziano le code chilometriche in A14. Questo a causa dei cantieri che da settimane stanno rallentando il traffico nel tratto da Porto Sant'Elpidio a Val di Sangro. Una situazione paradossale che sta creando notevoli disagi soprattutto agli autotrasportatori. Per questo motivo gli onorevoli della Lega Antonio Zennaro per l'Abruzzo e Tullio Patassini per la Regione Marche hanno depositato un'interrogazione sul tema al ministro delle Infrastrutture Giovannini. Abbiamo presentato come parlamentari della Lega un'interrogazione al Ministro dei Trasporti su tutte le problematiche che si stanno riscontrando sulla 14 nel tratto Marche e Abruzzo, restringimenti di corsia, lavori, cantieri per 154 km. Un grandissimo problema per chi viaggia, per chi lavora tutti i giorni, ma anche adesso con la stagione estiva e l'arrivo dei turisti, insomma, si rischiano code chilometriche. Chiediamo che ci sia una sospensione dei lavori in maniera tale che si possa far defluire il traffico in un momento in cui, insomma, tantissime attività stanno riprendendo e ci sarà un arrivo cospicuo di turisti. Bisogna muoversi con velocità e quindi abbiamo chiesto al ministro, insomma, di attivarsi presso Autostrade per dare una risposta alle migliaia di trasportatori, camionisti, ma anche chi lavora con la macchina, che si muove perché è una situazione oramai diventata insostenibile. I lavori in A14 inducono parecchi automobilisti ad uscire dall'autostrada e percorrere alcuni chilometri sulla SS16 per poi rientrare. A Silvi e su tutta l'Adriatica si ricorda l'incubo dell'estate del 2019 con la chiusura del tratto abruzzese dell'A14 a seguito dei sequestri dei viadotti e i conseguenti interminabili lavori di ripristino. Ore di blocchi e traffico impazzito sulla costa con il perdurante traffico dei mezzi pesanti sulle strade comunali che danneggiarono il manto con i costi a carico dei comuni. Per questo motivo il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, segue con apprensione l'evolversi della situazione. Sulla vicenda la Regione Abruzzo ha chiesto un'accelerazione dei lavori e la sospensione nel periodo di maggior traffico e delle ferie e di avviare la progettazione della terza corsia.